radio station, Radio Bruno. Una volta, dai. Federico Rossi con noi, ciao Fede. Ciao ragazzi, eccolo. È un piacere enorme essere qua di nuovo con voi, veramente. Che bello, sarebbe stato bello averti qua, come è successo purtroppo l'ultima volta un sacco di tempo fa, il gennaio 2020. Troppissimo. Assolutamente sì, ma ci rifaremo ragazzi, tranquilli. Verrò presto, spero. E come se ci rifaremo. E adesso ci godiamo il tuo primo singolo, Pesche. Comincia una nuova avventura allora, Fede. Assolutamente, sia la grande, sono molto emozionato e carico per questo nuovo percorso. Primo singolo solista, allora raccontaci un po' che cosa racconti in questa canzone e com'è nata Pesche, dai. Allora, in questa canzone più che altro cerco di trasmettere quello che la canzone ha trasmesso a me in fase proprio di creazione, di scrittura, ovvero mi ha subito dato emozioni forti, mi è venuto subito da ballare senza alcuno schema, e per me è veramente difficile questa cosa, dato che mi considero un paletto, e quindi ho detto, dato che a me suscita queste emozioni, spero comunque che possa suscitarle anche negli altri, queste sensazioni di spensieratezza, energia, in un periodo che diciamo che non pullula di positività purtroppo, ma voglio comunque provare a cercarla nonostante tutto. Nella quindi canzone, meno male questo. Nella canzone tu parli della liberazione anche dal timore di rivelare completamente se stesso all'altro all'interno di una relazione. Timore, ma anche allo stesso tempo la voglia di svelarsi. Tu sei uno che si lascia andare oppure sei molto prudente in amore? Io sono sempre stato molto schivo, no? Per quanto riguarda le relazioni in generale. Infatti cioè, le mie relazioni più lunghe erano tipo 2 mesi prima di conoscere Paola. Poi è successo che ho iniziato questa relazione che mi ha coinvolto sempre di più, però chiaramente è stata una prova anche per me, perché io non ero abituato, no, a condividere così tanto con un'altra persona. E quindi in Pesche dico anche un po' metaforicamente che le cose più semplici apparentemente sono comunque non semplici da dire, no? Anche le cose più banali. Però nonostante tutto, mano a mano che vado avanti, sono sempre riuscito ad aprirmi di più. Ed è un po' un sancire questa liberazione da questo. Beh, insomma, la canzone si apre dicendo vorrei lasciarmi andare, ma ci vuole tempo, e quindi si dà un po' di tempo alle cose di maturare, insomma, un po' come le pesche. Senti, hai parlato di Paola, la tua fidanzata, avete lanciato la challenge di pesche su TikTok con l'hashtag vorrei dirti, per rivelare un po' ai partner, ma non solo, un nostro piccolo segreto, così scopriamo che ognuno di noi ha, diciamo così, le proprie pesche. Qualcosa che di te che magari ancora forse non sappiamo, che vuoi rivelarci? Che non sapete di me, tantissime cose in realtà. Dai, una cosa, ce la racconti? Tipo che sono molto irresponsabile a volte, nel senso che ho la testa tra le nuvole, come comunque si può percepire, e anche in casa faccio fatica a fare tipo i lavoretti di casa, tipo tenere in ordine, pulire, stirare, e anche in questo un po' racconto in pesche, perché la convivenza comunque per me è stata una grande prova, lo è tutti i giorni, però ci sono anche molte molte cose positive chiaramente. Beh, sei un creativo, dai, all'inizio del videoclip ti colpisce in testa una pesca e ti vediamo proiettato in un mondo onirico dove alla fine ti trovi davanti, vabbè non lo diciamo perché tra poco riguardiamo il video. Sì. Il tuo sogno ad occhi aperti, quello più importante per te in questo momento qual è? Il mio sogno ad occhi aperti è lanciarmi appunto come ho fatto in questa nuova esperienza e vedere proprio dove mi porta anche nelle piccole cose, no? Adesso che sono uscito ho un po' cambiato visione nuovamente delle cose, nuove prospettive, e quindi la cosa che mi piace tanto è avere il supporto dei miei amici e di parecchie persone attorno al mio progetto con cui mi confronto, e per me il confronto, soprattutto adesso che sono da solo, è fondamentale. Quindi per me questo è come vivere un sogno, avere tutte queste persone che mi seguono e mi danno una mano. E poi sicuramente il mio sogno ad occhi aperti adesso sarebbe di fare una vacanza, prendere un aereo e tornare a vivere quelle sensazioni che da tanto tempo che ci mancano. Ma è vero che hai un pochino paura tu dell'aereo, oppure no? No, in realtà no, in realtà no. Ma infatti me lo dicono, me lo tirano fuori ogni tanto in qualche intervista, ma in realtà è errato. Cioè da bambino avevo un po' di timore,
dell'aereo, poi mano a mano insomma che abbiamo iniziato a fare sta carriera ne abbiamo presi a go-go di aerei e mi è dovuta un po' passare, no? Ma poi per forza di cose. Poi sei un bimbo grande adesso. Ti volevamo adesso chiedere sì. Anche dov'è che hai girato il video di Pesche? Ti vediamo immerso nella natura. Abbiamo girato il video a Porto Caleri, c'era questo giardino botanico bellissimo che era su un'isolotta sulla laguna che è vicino a Pioggia, quindi Basso Veneto. E sono stati due giorni molto 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 belli, anche perché il luogo faceva da cornice ed era veramente molto ispirante, quindi bello bello, tutto molto bello. Hai parlato poco fa degli amici, insomma, che sono molto importanti ovviamente anche in un percorso artistico come questo. Fra i grandissimi amici direi il fratello, possiamo dire Benji. Spesso tra i gruppi insomma che si separano succede, no, che nascono delle liti, invece tu e Benji siete rimasti sempre molto amici, proprio c'è un rapporto fraterno fra tu e Benji. Cos'è che vi lega così tanto? Ma guarda, innanzitutto se siamo riusciti a stare 10 anni l'uno con l'altro in ogni tipo di situazione, no? Cioè quando comunque abbiamo vissuto periodi un po' di sofferenza, le sofferenze un po' si dimezzavano in due, no? E come le gioie si raddoppiavano vivendole insieme, e quindi vivendo tutte queste emozioni ci sarà un rapporto che ci legherà a vita. E adesso vi dirò di più. Adesso che comunque ci siamo separati, riusciamo ad aprirci a 360 gradi su tutta la nostra vita, mentre prima magari, sai, avevamo sempre la testa per forza di cose sul lavoro. E quindi adesso riusciamo a parlare veramente di tutto senza nessun tipo di timore, anche lì ci siamo riusciti a lasciare andare, quindi bellissima cosa questa. Beh ragazzi, però Fede, con voi due ragazzi abbiamo una roba in sospeso che è molto importante. Ne avevamo parlato l'anno scorso del concerto all'Arena di Verona, poi abbiamo dovuto rimandare ancora, e adesso hai qualche novità, perché ce lo chiedono in tanti e ce lo chiediamo anche noi. Ma allora me lo sto chiedendo anche io, allora mi aggiungo alla richiesta che state facendo voi. In realtà io mi auguro veramente che quest'estate oppure settembre si riesca a fare. Anche noi stiamo aspettando la conferma per vedere un po' come muta la situazione, sperando che muti positivamente, però appena ci sarà una conferma di qualche tipo sarete i primi a saperlo, le persone saranno le prime a saperlo, perché comunque cioè, ci sono 12.000 biglietti e noi quel concerto lì, a prescindere, lo faremo, anche se sarà fra tanto, ma io mi auguro che sia quest'anno. Speriamo il più presto possibile, naturalmente, anche perché sappiamo che il mondo dello spettacolo è uno dei tanti mondi insomma che devono assolutamente ripartire. Fede, grazie per essere stato con noi. Adesso ascoltiamo la canzone, ci gustiamo anche il video e poi speriamo di vederti presto qui nei nostri studi, non appena sarà possibile. Volentierissimo, me lo auguro anch'io, ragazzi, grazie mille. Grazie Fede. Ciao, Federico Fede. Rossi, lo sentiamo grazie. Adesso Ciao. Col nuovo singolo Pesche.